Ritorna in campo l'Under 21 nazionale Mirafin contro Futsal Isola. Grande differenza in classifica, ma ad entrambe i punti servono. Primo squillo è proprio degli Orange con Ruisi che tenta il sinistro. Para bene l'estremo difensore della Mirafin. Poi risponde Alvarez con la sua consueta staffilata dalla distanza. Il gol del vantaggio è della Mirafin con Presta, servito da Joaquin Cerezo al quarto minuto. Poi però la sortita di Terlini, a ribadire in rete c'è Arpinelli per l'1-1 del Futsal Isola. Seguono 6 minuti effettivi circa di equilibrio, poi lo rompe Arco Gamiz con quest'ottimo lavoro che va a premiare Presta, tap-in sotto misura e va in vantaggio di nuovo la Mirafin. Nel secondo tempo padroni di casa ancora in avanti, Presta per due volte, va vicinissimo al gol in apertura. A provarci in seguito invece è Gobbi, ancora una volta trova la risposta dei Ruisi. Ma gli Orange sono vivi ancora, Terlini per Marconi, da buona posizione spedisce il pallone sul fondo. E allora la Mirafin va a capitalizzare la fortuna con Alvarez, grandissima rete per il 3-1 dei padroni di casa. Un vantaggio di due reti che dura però pochissimo perché una disattenzione porta esposto a accorciare nuovamente le distanze. Per la squadra di Dell'Anna però è Presta, uno dei più attivi, grandissima sfortuna per il palo colpito. E poi di nuovo Presta, questa volta a spedire d'esterno il pallone all'angolino, di nuovo due gol di vantaggio, 4-2. E poi altre due grandissime chance per Pianigiani e Zaza. Negli ultimi minuti anche portiere di movimento per l'Isola che rischia tantissimo. Alvarez colpisce un palo incredibile, porta sguarnita e poi ancora una volta viene fermato in extremis. La dea bendata sorride all'Isola che riesce ad un minuto dal termine ad accorciare prima le distanze con Arpinelli. Poi Presta a pochi secondi dal termine perde questo pallone, va a causare il fallo. Con la gara agli sgoccioli, il calcio piazzato trasformato da Pianigiani ed è incredibile pareggio per il Futsal Isola, esultanza spericolata per un punto che vale oro e lascia invece l'amaro in bocca per la Mirafin che aveva condotto la gara. Finisce 4-4. Ottava giornata di Serie C1 Girone A, la Fortitudo Futsal Pomezia ospita il Santa Marinella, sfida ad alta classifica per provare a pensare ancora più in grande. Iniziano subito bene gli ospiti che mettono paura dopo pochi istanti con il palo colpito da Guesti, da breve distanza poi invece risponde la Fortitudo con Zullo che preferisce tirare, non servire Cavalieri. Lo stesso Daniele Zullo però aprirà le danze al sesto minuto con la zampata di destro. 1-0 Fortitudo per uno degli uomini più in forma di questo inizio di stagione. Risponde il Santa Marinella con la botta di Contino, bene Di Matteo. E poi ancora con Iglesias la serpentina sinuosa al tiro che finisce sul fondo. La Fortitudo però è in palla, bella la sponda di Anada per Zullo che non riesce a mettere dentro questo pallone. Poi ci prova ancora Cavalieri, finisce sul fondo il pallone. La squadra di casa va a 100 all'ora, Zullo sotto misura e poi Anada, botta sicura, salvataggio sulla linea. Ma verso la fine del primo tempo la Fortitudo capitalizza il dominio sul campo, il gol di Cavalieri dopo l'ottimo lavoro in pressing di Anada. E allora 2-0 per i pometini che poi vanno a segnare anche il terzo gol, decina, ipnotizzato dal portiere. C'è però Raubo, doppia finta di Suola, bellissimo il gol del 3-0 per la Fortitudo. Prima l'intervallo però c'è il gol di Donati che accorcia le distanze per il Santa Marinella. Sarà grande secondo tempo anche se la Fortitudo ricomincia da dove aveva lasciato con la bellissima rete di Cavalieri che toglie la ragnatela da sotto l'incrocio. 4-1 al quarto però ancora Iglesias su calcio piazzato riesce ad accorciare le distanze, rete del 4-2. Alza la pressione allora il Santa Marinella per pareggiare, grandissima occasione per Cerrotta ma è strepitoso Di Matteo sotto misura. E poi ancora con l'incredibile azione di Donati, palo colpito in pieno e poi doppio palo ancora con Cerrotta, Murata al terzo tentativo. E poi come sempre gol sbagliato, gol subito, Anada serve Zullo ed è rete 5-2 per la Fortitudo che vede i tre punti.
ma il Santa Marinella mette il portiere di movimento e fa tutta la differenza del mondo, perché a 6 dal termine arriva il gol di Fantozzi sotto misura e inizierà un'incredibile remontada. Dopo un minuto Iglesias, porta sguarnita, riduce ad 1 il gol da recuperare. Rischia tanto il Santa Marinella, la Fortitudo può chiudere la partita con Zullo che sotto misura non riesce a trovare lo specchio, e poi incredibile errore di Rio Anada, porta sguarnita, colpisce il palo. Sarà punizione divina allora, ancora con il gol di Fantozzi che riesce a trovare la rete del 5-5, pareggio per il Santa Marinella, che però continua ad essere coraggioso. Allora con Iglesias addirittura passa 6-5, quando mancano 2 minuti effettivi. La Fortitudo tenta il tutto per tutto e riesce in extremis con Anada, servito da Zullo, a rimettere in carreggiata una partita che sembrava in controllo ad un minuto dal termine. 6-6, grandissima gara, e finisce così fra Fortitudo e Santa Marinella, un pari che accontenta soprattutto gli ospiti. Allora mister, una partita per voi sempre in salita per gran parte del tempo effettivo, poi negli ultimi minuti cambia tutto, portiere di movimento, grandissimo coraggio messo in campo, si è riusciti intanto a rimetterla in carreggiata e poi a sfiorare anche la vittoria. Vista com'è andata nel finale, vista stretto un punto, o secondo lei il risultato è giusto così? Beh, secondo me per l'andamento della gara probabilmente il Pomezia avrebbe anche meritato di vincere, perché loro ci hanno messo più intensità, sono stati cattivi, non stavano a caso in vantaggio per 5-2, 5-1, non neanche me lo ricordo. E noi siamo stati bravi poi alla fine con la mossa del portiere di movimento di ribaltare la partita, però secondo me sono più rammaricati loro rispetto a noi, perché comunque avevano la partita in mano. Noi abbiamo pagato molto la partita di mercoledì con l'Aniene, dove abbiamo speso tanto sull'intensità, sulla testa, e oggi i ragazzi sono stati veramente scarichi. Infatti se guardate i gol sono stati tutti su errore nostro, non è che ci hanno mai messo in mezzo sulla fase difensiva nostra, ma proprio su errori individuali gravi dettati poi dalla partita di mercoledì. Secondo me è stata una stanchezza più fisica o più mentale, dovuti ai tanti impegni ravvicinati, difficili comunque da gestire in poco tempo? No, ma la stanchezza è stata solo mentale, perché sennò poi gli ultimi 5 minuti effettivi non vai 6-5 per te e rischi poi di portarla a casa. Ho fatto lì un errore io, perché dovevo continuare col portiere di movimento quegli ultimi minuto e 50 per tenerla, però a volte stai anche a sentire i ragazzi hanno detto mettiamoci lì bassi, e loro sono stati bravissimi a fare il 6 pari, e poi sia noi che loro avremmo potuto fare il 7-6, e questa è stata una partita veramente una delle migliori di tutto l'anno che abbiamo giocato negli ultimi 5 minuti. Però ovviamente 5 minuti stellari, grandissimo coraggio poi sul 5-5, perché non vi siete accontentati, quindi avete mantenuto il portiere di movimento e siete passati in vantaggio. Poi, come ha detto lei, forse è mancato quel pizzico di incoscienza in più per portarla a casa. Eh sì, bravissimo, è proprio questo qua. Io di solito lo tengo, perché quando i ragazzi lo fanno bene, che poi noi lo proviamo tanto, è giusto tenerlo, perché gli avversari con un tasso tecnico che abbiamo, se ti vengono a pressare li metti in mezzo con le triangolazioni. Però abbiamo fatto questa cosa e probabilmente meglio così, perché almeno il pareggio è giusto, ci fa lavorare meglio, perché una vittoria del genere magari ti faceva un po' montare, noi invece dobbiamo rimanere coi piedi per terra, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Ecco, quindi una prestazione così in trasferta, che segnali dà alla squadra per il campionato? Ah, ma noi in trasferta siamo imbattuti, abbiamo vinto con tutti e poi abbiamo pareggiato oggi qua e a Castelfontana uno pari con un episodio abbastanza dubbio. E il problema è che il principale è in casa, perché soffriamo un po' le squadre che ti chiudono a 10 metri, e manca un pivot di ruolo, e perciò dovremmo sostituire Raul Solano il prima possibile. Oggi mancava pure Frusciante, cioè avevamo 6 under 21 in panchina, non era facile. E soprattutto dopo la gara di mercoledì, dove Iglesias l'ha giocata tutta, Donati l'ha giocata tutta, e rivenire oggi qua con la stretta intensità e non era per nulla facile. Partita 2 volte per la Fortitudo, grandissima prestazione per larghi tratti, una gara sempre condotta, sempre in controllo, poi ultimi 5 minuti di buio, portiere di movimento messo in campo dagli avversari, e non siete riusciti a contenere insomma, gli ultimi minuti. Cosa può essere successo? Un problema mentale, un problema fisico, considerata anche gli impegni ravvicinati? No, nessun problema mentale, né tantomeno un problema fisico.
problema che l'abbiamo sofferto tanto, il loro portiere in movimento, abbiamo sbagliato e dobbiamo andare a lavorare su questi errori, insomma non c'è nessun allarmismo per quanto riguarda problemi mentali o fisici. Dobbiamo prendere atto che abbiamo sofferto tantissimo il loro portiere di movimento, quindi è una situazione che soffriamo al momento e ci dobbiamo lavorare, anche perché insomma ci può stare prendere gol con il portiere di movimento, ma mangiarsi due o tre occasioni inedite per poter chiudere definitivamente la partita non è da noi. Ecco. Oggi, ripeto, abbiamo sofferto tanto il portiere di movimento, abbiamo avuto quelle due o tre occasioni per poter far gol e fargli male, non ci siamo riusciti e quando è così insomma le partite si complicano. È vero che con una gara che si è complicata all'ultimo siete riusciti comunque a pareggiarla con gol di Rio Anada, che è stato comunque complessivamente uno dei migliori. Allora un suo giudizio su questo ragazzo che è sembrato sempre concentrato nella gara? No, a me Maria è bravo, insomma, non è... lo stiamo vedendo da settembre, da quando è arrivato con noi, quindi non è quello, ha fatto un gran gol, ne poteva fare altrettanti, peccato perché si è mangiato un gol appunto in una di quelle occasioni in cui si poteva chiudere l'incontro, perché poi vai sopra di due, loro forse dovevano forzare un pochettino più di palloni per poter far gol e quindi lì poi la partita sarebbe cambiata, peccato perché ha fatto un gran gol quando abbiamo messo noi il portiere in movimento, poteva farlo prima e sicuramente avremmo vinto la partita. Quando la gara finisce così, con lascia un po' d'amaro in bocca, nello spogliatoio cosa si dice? Parlate subito con la squadra, parlerete nel prossimo allenamento disponibile, come bisogna approcciarsi con i ragazzi? Noi non parliamo subito dopo la gara, i ragazzi dopo la gara stanno nello spogliatoio, si fanno la doccia e vanno a casa, noi non entriamo per niente dentro lo spogliatoio, è giusto che loro si confrontano tra di loro e poi martedì a mente fredda insomma si parla in tranquillità della partita. Ripeto, bisogna analizzare con tranquillità quello che è successo oggi. Oggi c'è stato solamente un problema, il portiere di movimento loro, dove non abbiamo sfruttato le nostre occasioni e loro diciamo che hanno sfruttato al meglio le loro. Quindi dobbiamo lavorare su questo fatto, ma ripeto, sia io che Stefano siamo abbastanza sereni. Allora, direttore, è difficile commentare una partita così, una gara comunque sulla carta complicata, ma è stata semplice per voi fino agli ultimi 5 minuti, la Fortitudo ha dimostrato di essere, possiamo dirlo, anche più forte, in controllo, partita sempre sui vostri binari. Poi, ultimi 5 minuti, portiere di movimento, qualcosa cambia, grandissima rimonta del Santa Marinella e avete rischiato addirittura di perdere questa gara, quindi la sua lettura. Sì, fino a 5 minuti alla fine vincevamo 5-2, quindi è pure difficile analizzare bene la partita. C'è da fare i complimenti ai ragazzi per quanto riguarda lo sviluppo della partita, cioè nel senso che giocata di calcio a 5, cioè con 4 giocatori in movimento e i portieri. Sono andati tutti bene, abbiamo fatto un'ottima prova. Poi loro hanno fatto questa... hanno giocato insomma la carta del portiere di movimento che ci ha messo in difficoltà, però non tanto per la fase difensiva ma più che altro perché non siamo riusciti a finalizzare le azioni quando la palla la rubavamo e ci è successo che almeno 3-4 volte a porta vuota non siamo riusciti a far gol, quindi magari insomma, abbiamo preso il palo con Anada, un'altra palla uguale da lui calciata proprio con visuale libera, purtroppo è uscita di un non nulla, Zullo, almeno altre due occasioni con Zullo, e siamo stati un po' sfortunati in quello. E poi l'abbiamo sfruttata noi, perché poi alla fine questo è il gioco del portiere di movimento, è questo, mette in difficoltà le squadre che difendono, che però anche noi abbiamo fatto gol col portiere di movimento. E niente, dovremmo sicuramente lavorare di più sulla fase difensiva, diciamo col portiere in movimento. E per il resto io comunque ho visto i ragazzi giocare bene, dare il fritto fino all'ultimo e comunque vada non ci stavano a perdere, perché poi siamo andati sotto 6-5 in modo rocambolesco, ma loro non ci stavano a perdere, quindi abbiamo anche rischiato di vincere. La partita è stata strana, una partita strana, comunque credo che la vittoria la meritavamo, insomma, è andata così. Prendete quindi questo punto comunque ripreso per i capelli all'ultimo.
Quanto hanno inciso, se hanno inciso, insomma, i tanti impegni ravvicinati dell'ultimo periodo, non so se a livello mentale o fisico? Ma no, abbiamo una rosa ampia e anche oggi, insomma, ci mancavano giocatori importanti, uno su tutti, Manuel Proietti, un giocatore importantissimo per noi, purtroppo ha questa pubalgia che lo tiene fuori lontano dai campi. Non so se ti ricordi, l'ultima volta che ha giocato ha fatto 3 gol qui, ha fatto una tripletta, voi eravate presenti, testimoni. Purtroppo per noi è un giocatore importante, però la rosa è ampia e quindi comunque anche oggi, insomma, ci mancava Simone De Simoni, che ha squalificato, e comunque non credo che si siano sentite le assenze. Sono sicuramente giocatori importanti, ma il mister ha come sopperire a queste assenze. Chiaramente c'è amarezza per questa vittoria sfumata negli ultimi 5 minuti, ma c'è anche amarezza perché oggi avevate in programma di fare una dedica speciale ad un vostro tesserato che ha subito un brutto infortunio, e quindi aspettiamo tutti che ritorni presto in campo. Sì, assolutamente sì, volevamo dedicargli la vittoria a Leonardo Polimene, purtroppo ci è sfuggita, però ovviamente ci aspettiamo, insomma, lo aspettiamo qui in campo, insomma, non vediamo l'ora che possa tornare a giocare qui, a difendere i colori della Fortitudo. Peraltro anche lui, poverino, il giorno che, insomma, si è procurato questa frattura al tibia e perone, aveva fatto 4 gol anche lui in campionato, quindi è un po' così. Vabbè, noi non vediamo l'ora, insomma, di rivederlo giocare con noi. Match spettacolo del venerdì, Futsal Serie D, Cosmos Ardea Cortina Sporting Club. I ragazzi di Tarantino, mai vittoriosi in casa e reduci da 2 KO, sfidano i primi della classe e sotto il forte vento della sera partono con analogo impeto. Prima Campanile va di punta e di piede si esalta al portiere, poi Tritini, guizzo a sinistra e apre il piatto e palo clamoroso, ma è predominio Cosmos, gran fraseggio, Mazzaroppi, qui si gira e va su Teti, cannonata e gran parata di Micucci. Ma il forcing è premiato al 20°, corner corto, fucilata secca, va Tritini, decisivo col suo zampino e Cosmos in vantaggio. La reazione ospite arriva solo allo scadere del tempo. Zamparelli però calcia sulla luna, Senesi ci prova centrandosi per il mancino veemente e brividi. E prima del gong, punizione bianco-blu e palla ancora per Senesi che da sotto misura fa 1-1. Parità Cortina, ma i Cosmos non ci stanno. Avvio di ripresa imperioso, prima De Rossi è pericoloso, poi Teti è sontuoso il quarto. Galoppa palla al piede, punta e si allarga per il mancino potente, meraviglioso sotto l'incrocio. Ed è un gol pazzesco del 10 che riporta avanti gli ardeatini. 2-1 Cosmos e abbracci per Teti. È sempre lui, imbucata geniale per Pallotta che davanti al portiere reclama il rigore, ma si prosegue. Dall'altra parte Senesi surplus in futsal style e punta sotto le gambe. Gol 2-2, ancora parità e ancora Senesi che esulta grintoso. Ma i Cosmos non mollano, Vitulano in assolo, pettina il pallone e calibra il mancino. Che parata del portiere! E non è da meno il collega Paris, quando Iannilli in ripartenza prova a piazzarla, di piede decisivo, rilancia i suoi, perché poi al 20° Alami va di bomba, deviazione decisiva in rete, e 3-2 Cosmos, ancora vantaggio. E svolta del match, perché poco dopo secondo giallo per capitan Zamparelli, che viene espulso e complica la vita alla capolista, che però 5 minuti prima del sipario ha la grande chance su tiro libero, e ancora Senesi, mancino potente e parata clou, perché finisce così, vincono i Cosmos ed è il primo successo interno ed è contro i finora imbattuti primi della classe. Un successo preziosissimo, meritato e fondamentale per i ragazzi di Tarantino. Allora mister, una prova davvero convincente, la migliore prestazione forse di questo avvio di stagione, la prima vittoria contro i primi della classe, che cosa si porta a casa? A parte i 3 punti che ci servivano sicuramente, il morale alto, e comunque abbiamo dimostrato, come in altre occasioni, che il nostro gioco poi funziona. L'attenzione difensiva, abbiamo concesso veramente poco, e comunque vincere con i primi della classe è sempre difficile. Loro non hanno mai perso in 6 partite, ne hanno vinte 5, forse sono venuti un po'
Spavaldi, e questo quindi ci ha fatto un po' di nostro gioco, diciamo. Una grande attenzione difensiva, ma anche grandi giocate dal punto di vista offensivo. Una squadra che è sembrata davvero molto coesa. Che cosa avete fatto di più del solito? Su che cosa avete lavorato anche in virtù dei tanti impegni ravvicinati di questo periodo? Abbiamo lavorato soprattutto sulla testa, non abbiamo potuto fare allenamenti perché abbiamo avuto l'infrasettimanale e quindi i ragazzi erano convinti dei loro mezzi, perché tecnicamente probabilmente non siamo secondi a nessuno. Purtroppo abbiamo spesso delle amnesie che poi non ci permettono di portare a termine la partita. In questo caso siamo stati molto attenti fino al termine. Abbiamo lavorato soprattutto anche sul discorso atletico, perché gli ultimi minuti, a parte la testa, a volte ci sono mancate anche un po' le gambe. Abbiamo avuto i cambi all'altezza, abbiamo portato 3 under 21 che comunque hanno dato un loro contributo, e questo comunque è servito a portare in porto la partita. Non abbiamo tabelle di marcia, come dicevo nelle volte precedenti, noi comunque aspiriamo ai primi posizioni, anche che eravamo un po' in ritardo. Abbiamo dimostrato oggi che comunque è una cosa possibile e continueremo in questo modo, perché comunque secondo noi le aspirazioni sono quelle di arrivare quantomeno nei primi 3-4 posti. C'è aria di grande sfida al Selva dei Pini. Tornano ad affrontarsi l'Airone Ardea e il Lavinio Campoverde. Dopo una prima fase di studio, partono alla carica i padroni di casa con la lunga gittata di Innocenzi per Feola. La marcatura di Sandi, però, permette a Papagna di recuperare la sfera. Il Lavinio prova a rispondere con Grammatico dalla lunga distanza, ma non inquadra la porta. Gli Aironi, al 20esimo, si fanno avanti col cross al bacio di Bilancini e la sponda di Ciccolini per Cataffo, che supera Maialetti, ma subito dopo Fratticci devia in scivolata. I padroni di casa non mollano e alla mezz'ora ci provano con la punizione di Marrocco. La sfera arriva a Ciccolini, ma il suo colpo di testa non impensierisce Papagna. Poco dopo, però, gli ospiti tentano su un corner battuto da Frezzotti. La sfera arriva a Sandi che protesta, l'arbitro lascia proseguire e Santin porta in vantaggio i suoi. 1-0 Lavinio Campoverde. L'Airone prova a reagire con l'apertura di Feola per Mancini, che in aria la indirizza per Ciccolini, ma Venturini di testa lo anticipa. Sotto di un gol, nella ripresa, la squadra di Salotti tira fuori gli artigli, prima con l'assist di Mancini per Bilancini, che si coordina ma non inquadra la porta. Poi al 50esimo, l'apertura col contagiri di Bilancini per Feola. Il 9 entra in area braccato da Girometta e cerca l'assist per De Carolis, ma Venturini salva la propria porta. L'Airone non molla le redini e ci prova con la punizione di Ciccolini. Sulla respinta di Papagna tenta Cataffo, ma l'estremo difensore non si fa sorprendere. Frezzotti prova ad allontanarla, ma la intercetta Innocenzi. La sfera arriva poi a Feola, ma il suo tiro è debole. Uno scontro di gioco tra Sandi e Feola infiamma gli animi. A farne le spese è Recine, che viene espulso dalla panchina. Placati gli animi, si torna a giocare e al 63esimo Girometta apre per Razza. Il neo entrato prima controlla, poi si libera di Amoriello e con un mancino insacca. 2-0 Lavinio. I padroni di casa cercano la reazione, prima con Feola, che costringe Papagna a parare in tuffo. Poi al 73esimo, su assist di Bilancini, lo stesso Feola prima controlla di testa, poi da due passi accorcia le distanze. Sul 2-1 gli animi tornano a surriscaldarsi e Girometta, su invito dell'arbitro, deve lasciare il campo. In superiorità numerica, l'Airone cerca il pari con la punizione di Ciccolini, ma l'estremo difensore ospite risponde presente. Pochi istanti dopo, anche Rubino, per espulsione, deve abbandonare il terreno di gioco e Lavinio chiude la gara in 9 uomini. La squadra di Salotti prova ad approfittarne col tentativo di Feola in aria. Sui vari rimpalli, la sfera arriva a Bilancini e a Cataffo per il suo bolide, ma Santin, di testa, la devia in angolo. In pieno recupero, Mancini dalla fascia lascia partire un mancino insidioso, ma l'estremo difensore ospite, distinto, gli nega il gol. Dopo 5 minuti di recupero si chiudono le ostilità. La squadra di Antonelli esce dal Selva dei Pini con i 3 punti in tasca. Nulla da fare per l'Airone, che subisce il secondo KO consecutivo. Mister Antonelli, la sua squadra ha vinto per 2-1 contro l'Airone Ardea, ma quanta sofferenza in questa gara? Beh, la sofferenza è stata tantissima, anche perché si misurano due squadre molto molto organizzate, con giocatori di tanto spessore sia tecnico che tattico, quindi la partita era difficilissima, si sapeva già dall'inizio che era una partita difficile. Molto bravi loro, molto bravi e cinici noi nel sfruttare le occasioni che ci siamo procurati, che siamo riusciti a concretizzarle.
E però purtroppo c'è sempre questa macchia nera tutte le domeniche, che purtroppo il Lavigno Campoverde ha zero tutela a livello arbitrale, perché oggi abbiamo finito la partita in 9 con 2 espulsioni che non si spiega assolutamente ancora quale sia stata la motivazione di queste espulsioni. Però vabbè, tanto purtroppo la classe arbitrale che ci permette di giocare la domenica è questa, noi accettiamo e andiamo avanti, però io se qualcuno ascolta, spero di sì, questa trasmissione, perché comunque a livello locale è molto importante, mi auguro che insomma vengano con un occhietto di riguardo, perché il campionato, se poi lo rendiamo bello, diventa bello, ma se lo rendiamo così ridicolo poi diventa superficiale da parte di tutti, sia per noi che lavoriamo con impegno tutta la settimana, veniamo la domenica a fare partite per cercare di far bene e incidiamo i ragazzi a fare bene, poi arriva l'arbitro purtroppo che ti penalizza così tanto, però fortunatamente questa volta i ragazzi hanno veramente dato l'anima e il cuore e hanno portato a casa 3 punti per me fondamentali su un campo dove ancora nessuno è riuscito a prendere neanche un punto, quindi per noi è una vittoria, ci fa morale e andiamo avanti sperando insomma di fare un campionato dignitoso come l'anno scorso. Come ha trovato la squadra di mister Salotti quest'anno? Beh, la squadra del mister Salotti quest'anno è completamente diversa, è rinnovata, c'è giocatori di grandissima qualità, di grande livello, di personalità, però anche noi insomma abbiamo un buon gruppo e l'abbiamo dimostrato. Mister Salotti, la sua squadra ha perso per 2-1 contro il Lavigno Campoverde, quanto è pesante questa sconfitta? Beh, pesante perché non so i risultati degli altri, ma ci siamo staccati di altri 3 punti. Quanto ha pesato l'arbitro in questa gara, soprattutto nel secondo tempo? Ma più che altro ha pesato nel primo tempo. Secondo tempo la partita era chiusa, 2-0, contro una squadra di spessore, con un giocatore del livello di Aimen che ha perso 20 minuti, mezz'ora di tempo. Io Aimen lo prenderei con me, oltre per le qualità tecniche che ha, che è uno dei centrali più forti che ci stanno in circolazione, ma riesce a gestire una partita da solo. Albuzzi per la quinta giornata del campionato juniores provinciale del girone A di Latina e in programma il derby apriliano tra Virtus Campo di Carne ed Esercito Calcio Aprilia. Entrambe le squadre sono alla ricerca della prima vittoria. I padroni di casa partono forte con questo tiro al volo di Romagnoli che per poco non impensierisce Rota. La Virtus insiste e Hoffman ci prova su punizione ma sfortunatamente per lui colpisce il palo. Pochi minuti dopo, errore della difesa ospite. Ne approfitta Marzella, che salta un primo avversario. Ne salta un secondo, ma all'ultimo arriva la tempestiva uscita di Rota. Altra azione Virtus. Respinta corta la difesa. Arriva Hoffman, che vince l'uno contro uno e prova con il mancino, ma il suo tiro è impreciso. Nei secondi 45 minuti, l'esercito prova a reagire, con Gentili, che serve un bel pallone a Fuorvia, che tutto solo fallisce una grande occasione. 5 minuti dopo, Ficorella prova su punizione, ma la sua conclusione è centrale. Al 10° minuto angolo Virtus, Pasquariello stacca più di tutti e batte Rota ed è 1-0. I locali vogliono raddoppiare, Marzella innescato bene dal compagno, davanti a Rota non può sbagliare e trova così il 2-0 per i suoi. L'esercito vorrebbe riaprirla e Demin ci prova con il destro ma Cupellaro è attento. Al 38° scontro di gioco tra Romagnoli e Piero Antonelli, entrambi ricevono il cartellino ma il numero 4 dell'esercito viene espulso per proteste vistose nei confronti dell'arbitro. Da qui in poi la Virtus legittima il vantaggio e al 40° trova anche il terzo gol con questa bella azione personale di Ficorella che salta un avversario e con un bel piazzato sotto al 7 batte Rota, 3-0. Finisce così Albuzzi, prima vittoria per i ragazzi di Mister Sito, per l'esercito Calcio Aprilia arriva la terza sconfitta stagionale. Luca, la tua squadra ha vinto per 3-0, quanto è importante questo risultato visto che è la prima vittoria, se non mi sbaglio, stagionale della Virtus Campo di Carne? È una vittoria molto importante e che sicuramente ci farà cambiare testa, che veniamo da tre pareggi e è una sconfitta che abbiamo fatto molto male, abbiamo preso 4 gol, però penso che con questa vittoria tutta la squadra può cambiare la testa e vincere e provare a vincere il campionato. È servito in cambio in panchina con Mister Zito adesso alla guida della tua squadra? Il cambio dell'allenatore, devo dire la verità, ci è servito molto per questa squadra perché ha cambiato sia tatticamente che mentalmente ogni singolo giocatore
e abbiamo anche avuto risultati positivi e sì, abbiamo, è servita. In questa gara tu hai segnato il gol del vantaggio, il gol dell'1-0, a chi lo dedichi? A Marcolino Rizzo, l'infortunato che ora sta fuori, a lui. Simone, la tua squadra ha vinto 3-0, quanto è importante questo risultato, per meglio dire, quanto è importante questa prima vittoria della Juniores? Questa vittoria è importantissima, anche perché veniamo da 3 pareggi, e questa vittoria ci serve per sbloccarci e per continuare il campionato comunque con molta più serietà, con molta più forza e mente, soprattutto. È servito il cambio di guardia in panchina con il mister Zito? Assolutamente sì, secondo me il cambio di guardia del mister Zito è stato molto importante anche per la squadra. È cambiata soprattutto la mentalità della squadra e l'approccio alle partite, ma anche agli allenamenti, penso sia positivo. Questa è la seconda gara in cui la tua squadra non subisce alcuna rete. Quanto è importante il lavoro in difesa? Il lavoro in difesa è stato importantissimo, anche perché comunque nel corso di questa settimana sono state molte le critiche alla nostra squadra, soprattutto alla nostra difesa, e penso che oggi abbiamo dimostrato quanto vogliamo, soprattutto in quella parte di campo. Andrea, la tua squadra ha vinto per 3-0 contro l'Esercito Calcio Aprilia. Quanto è importante questo risultato, visto che è anche il primo successo della Juniores? Ma questo successo è importante sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista della classifica, perché comunque ci permette di fare un grande salto avanti in classifica, e dal punto di vista morale ci dà molta, molta fiducia questa vittoria, anche se è la prima. Cosa vi ha portato mister Zito da quando è arrivato in panchina? Ah, mister Zito, oltre alla fiducia, ci ha portato una grande tenacia e ci ha portato lo spirito di vittoria, ci ha portato che oggi l'abbiamo messo in campo alla grande. So che hai debuttato anche con la prima squadra, che differenza c'è in fatto di prestazione tra giocare in prima squadra e giocare in juniores? Beh, in prima squadra, c'è, tra la prima squadra e la juniores c'è una grande differenza, cioè proprio in prima squadra sono più grandi, sono, e la differenza è netta proprio, non so come descriverla proprio. Mister, questa era la sua terza partita in panchina con la juniores. Questa volta ha vinto 3-0 contro l'Esercito Calcio Aprilia. Quanto è importante questo risultato al fine del campionato? Beh, importante soprattutto perché i ragazzi comunque devono levarsi da dosso la paura di non perdere, cominciare a credere nei loro mezzi, e la partita era stata preparata in questi termini con cambio modulo per il secondo tempo, e l'importante è, ecco, vedere nei sorrisi, nella tranquillità loro, per poter affrontare un futuro in campionato a quello che loro meritano poi in classifica. Quindi secondo lei era un fattore mentale che non riuscivano a vincere, magari a fare risultati migliori? Beh sì, anche perché nelle tre partite che io ho avuto questa squadra praticamente abbiamo creato molto di più di quello che abbiamo raccolto, perché abbiamo sempre avuto 5-6 palle gol e mai, come visto al primo tempo, mai finalizzate. Stavolta abbiamo cercato di mettere le tre punte negli ultimi 60 metri verso la porta avversaria, cercando di farli correre meno e più lucidi sotto porta. Co-presidente, questa volta la Juniores ha vinto per 3-0. Quanto è importante secondo lei questo risultato per la Juniores? Beh, sicuramente, Matteo, è un'iniezione di fiducia non indifferente. Comunque venivamo comunque da tre buoni risultati, tre pareggi, quindi aspettavamo questa prima vittoria con ansia. È stato bello vincere la prima in casa, quindi bravi ragazzi. Possiamo dare il merito di questa vittoria a mister Zito, che è approdato da 3 settimane nella macchina della Juniores? Sicuramente sì. C'era qualcosa che non funzionava benissimo, dei meccanismi che magari non erano abbastanza rodati. Il mister Zito, insomma, io poi lo conosco da tantissimo tempo. Sono contentissimo, l'ho ringraziato già più di una volta di avermi seguito qui in questa avventura a Campo di Carne. Penso che la mano di Zito si veda benissimo.